vogliono fare un'elemosina da 8 euro, mi hanno preso per un mendicante, mi hanno preso per un barbone, ma questi politicanti non sanno che siamo gli insegnanti dei loro figli, evidentemente credono di avere a che fare con quelli dove si sono diplomati, perché evidentemente non avevano un rapporto buono con la scuola se trattano gli insegnanti così. È semplicemente una provocazione, si tratta di una cifra di circa 5-6 euro netti, mensili, e significa semplicemente trovare una scusa per bloccare ancora il contratto, perché la Corte Costituzionale aveva detto che i contratti non si possono bloccare a tempo indeterminato. Il governo risponde con questa provocazione, cioè mettendo in campo una cifra che sicuramente non consentirà di concludere i contratti, e questa è la situazione. Continuiamo a protestare contro la cosiddetta buona scuola per contestarne l'applicazione, soprattutto nei punti che noi riteniamo incostituzionali, quali la chiamata diretta del dirigente scolastico, la costituzione del degli ambiti territoriali e il comitato di valutazione nel quale sono presenti studenti e genitori, cosa che noi riteniamo del tutto inaccettabile. In effetti, quanto vengono portate avanti queste rivendicazioni in prima linea, proprio dai sindacati? Beh, io spero che il mondo stia cambiando, che anche i sindacati che in passato erano meno sensibili alle esigenze della scuola si stanno ravvedendo, tant'è che la prima volta che siamo in piazza tutti insieme, anche con organizzazioni del pubblico impiego, e questo è un segnale importante, vuol dire che si sta diffondendo la sensibilità verso l'istruzione, perché la qualità dell'istruzione è importante per il futuro di questo paese e anche per tutti i lavoratori, quindi. E insieme, l'abbiamo detto, lo diremo di nuovo, insieme CGIL e CISL e UIL il 17 dicembre, non c'è lo sblocco di una legge ingiusta e sbagliata. È importante che i contratti pubblici vengano rinnovati, perché il lavoro pubblico è un lavoro per il bene del paese, solo garantendo i servizi pubblici per tutti i cittadini possiamo garantire la crescita e il rinnovamento del nostro paese. Il vostro stipendio è fermo a? Il nostro stipendio è fermo al 2009. Rispetto a un'erosione del costo della vita che è sempre più aumentato, e rispetto soprattutto a una questione ancora più grave, che il blocco dei contratti blocca anche qualunque normativa, qualunque ipotesi di rinnovo della pubblica amministrazione, che va rinnovata sulla base dei bisogni dei cittadini. Oggi invece assistiamo esclusivamente a tagli lineari nei servizi, e quando si chiude la scuola, quando si chiudono gli ospedali, quando si chiudono i controlli sul lavoro e i controlli contro gli evasori, vuol dire impedire che il nostro Stato, che il nostro governo abbia poi le risorse da poter utilizzare per i servizi di tutti. E ci stupiscono i cittadini che continuano a stare zitti dopo che questi governi ci hanno tolto tutto, tutto. Siamo diventati una sanità da terzo mondo. Siete a livello delle pulizie domestiche? Credo peggio, credo che le pulizie domestiche guadagnino di più. Mi siamo considerati proprio l'ultima ruota del carro, al di là delle dichiarazioni roboanti del primo ministro, del ministro della pubblica istruzione. E quindi prospettive per il futuro in questo senso? Noi crediamo che si debba reinventare un sistema scolastico dove c'è la collaborazione tra i vari componenti e non c'è questa idea che anche la legge 107 purtroppo ha instillato della gerarchia e della fabbrica come se fossimo sotto padrone. Una manifestazione oggi che mette al centro della discussione e del paese la legge 107 e il rinnovo del contratto. Sono cose intrecciate, perché per far funzionare bene la scuola bisogna valorizzare le persone. Per valorizzare le persone ci vuole un contratto. Quindi il governo deve capire che se vuole veramente bene alla scuola deve rinnovare il contratto, e con le organizzazioni sindacali dovrà concordare le regole per farla funzionare bene. Speriamo che venga cambiata radicalmente la 107, la si cambia anche attraverso il contratto. Riteniamo che sul bonus dei 200 milioni, sulla chiamata diretta e sull'impianto autoritario il contratto nazionale e la contrattazione può dare un duro colpo all'idea che la contrattazione scompare dalle scuole. Visto che siete scesi in campo con i tre, a chi
di loro la Gilda degli insegnanti si sente più legata? A nessuno, per il semplice motivo che noi siamo nati e restiamo profondamente diversi dai sindacati tradizionali, tant'è che ci consideriamo più un'associazione professionale che un sindacato. Detto questo, però, riteniamo che in questo momento prevalgono più le motivazioni dell'unità che quelle della divisione, perché rispetto all'attacco che il governo sta facendo alla scuola pubblica statale, al pubblico impiego, alle prerogative sindacali, riteniamo che essere uniti sia molto importante. La scuola rivendica un suo contratto e speriamo che il governo ci ripensi, perché altrimenti non ci resterà altro da fare che cercare di mandarli a casa alle prossime elezioni. L'offerta del governo non ha dignità, è offensiva, ecco perché la mobilitazione che se non avrà risposte concrete continuerà finché non raggiungeremo il nostro obiettivo di rinnovare il contratto rispettando il lavoro e la dignità dei lavoratori.